Bene, buonasera a tutti e grazie di aver sfidato il freddo che comincia a sentirsi in questa stagione per partecipare a questo nostro incontro. E l'incontro di questa sera ci porta proprio al cuore del ciclo di conferenze che abbiamo organizzato quest'anno, che ha come tema appunto l'educazione e la formazione dell'uomo. È un tema centrale per tutta la storia della cultura, sia quella classica, antica, sia quella cristiana successiva, perché il pensiero greco è un po' cresciuto intorno a questo aforisma di Delfo: conosci te stesso, no? E per crescere su se stessi bisogna potersi conoscere, avere consapevolezza di sé. Ma anche nel pensiero cristiano questo tema è stato sempre ripreso, a partire soprattutto dal punto di riferimento che è il De Magistro di Sant'Agostino. Ecco, Sant'Agostino aveva dato della educazione, della formazione, una struttura che era erede della formazione anche sua neoplatonica, ma aveva sottolineato il fatto che il maestro, l'educatore, ha una funzione puramente esterna, di aiuto al discepolo per ascoltare il vero maestro, che è quello interiore, all'interno dell'uomo e all'interno stesso dell'uomo, per ascoltare la parola che Dio pronuncia nell'anima, illuminandola per permetterne l'acquisizione della scienza. Ecco, con Sant'Agostino si è tra gli altri anche confrontato San Tommaso d'Aquino, e questa sera mi permettete di citarlo non solo perché San Tommaso d'Aquino è di casa qua, no? Ma anche perché domani è la festa dedicata liturgicamente a lui, la festa di San Tommaso, e domani i miei confratelli eccezionalmente questa sera sono a festeggiare San Tommaso fuori qui. Comunque noi lo ricordiamo qui perché anche lui, anche San Tommaso, sosteneva che il soggetto principale, l'agente principale dell'apprendimento è il discepolo, in virtù della sua capacità di conoscere, della sua capacità di ragionare. E così, in un certo senso, il discepolo è causa a se stesso del proprio sapere. Ma la posizione di San Tommaso è un po' intermedia rispetto anche a quella di Sant'Agostino, perché lui sosteneva che il discepolo è soggetto solo potenzialmente, ancora imperfettamente, della disciplina o della dottrina che deve apprendere. Il soggetto più perfetto, la dottrina, è il maestro, che possiede in atto il sapere, mentre il discepolo lo possiede solo in potenza. Il ruolo del maestro, un ruolo anche per lui strumentale, è quello di aiutare il discepolo di passare dalla potenza all'atto dell'acquisizione del sapere. Ecco, questo per richiamare un problema sulla autoformazione, la crescita su se stessi, che è stata sempre presente nel corso del pensiero teologico e filosofico classico, ma oggi direi che questa tematica della consapevolezza di sé, della coscienza che l'uomo ha di se stesso, della padronanza che può avere sulle sue azioni e sulla sua vita, questo campo della coscienza e dell'autocoscienza è divisa un po' tra la filosofia e soprattutto la psicologia. E la psicologia che ha voluto vuole indagare
intorno all'interiorità della coscienza e anche a diverse posizioni sulle possibilità e i limiti che l'uomo ha di agire liberamente senza a contatto con i condizionamenti sia psicologici che sociali che ha nella sua vita. Quindi il problema della libertà e della responsabilità dell'uomo di fronte a se stesso, all'ambiente in cui vive, alla società in cui si trova, al mondo politico in cui si trova ad agire, questo problema è un problema dibattuto tra filosofi e psicologi. Bene, questa sera noi presentiamo questa problematica a due illustri relatori che sono nostri ospiti e che rappresentano il mondo della filosofia, ma ambedue hanno avuto contatti soprattutto con la psicologia e quindi possono parlarci di questo tema a 360 gradi. Il professor Umberto Curi, che è già venuto qui alcuni anni fa a parlare della figura di Don Giovanni, è professore di storia della filosofia e ha insegnato finora all'Università degli Studi di Padova e anche presso la Facoltà di Filosofia di San Raffaele dell'Università Vita e Salute di Milano. E ha tenuto conferenze non solo in Italia ma anche sempre all'estero. Mi diceva prima il professor Badei che si sono incontrati in Argentina, no? Quindi si conoscono da un'amicizia stretta fuori dall'Italia. E tra le sue competenze lui ha diretto per molti anni l'Istituto Gramsci del Veneto e per un decennio è stato membro del consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Dico questo perché gli interessi e la competenza del professor Curi non è ristretto al campo della filosofia, ma sconfina il campo dell'arte, soprattutto della cinematografia, anche su cui ha scritto anche delle diverse opere. Però ha vinto l'edizione 2010 del Premium Classicum Clavarense dei Chiavari, che premia gli esperti nella cultura classica latina e greca. Quindi la sua competenza è anche nella cultura classica. Lui si è formato alla scuola di Padova, no? E ha potuto anche nel corso del suo insegnamento avvicinare personaggi come il nostro amico Massimo Cacciari, e la sua riflessione ha potuto vertere sul campo del rapporto tra politica e polemos, la guerra intesa come in senso filosofico, come questa dialettica, questo combattimento che è avvenuto, avviene nella storia. E credo che in una delle sue opere lui abbia spaziato da Eschilo fino a Nietzsche e anche oltre fino ad Heidegger, no? Perché? Perché diceva uno dei miei vecchi maestri, Gadamer, tra Eraclito e Hegel vi è un inizio e una fine, cioè una ricerca dell'interpretazione dell'esperienza, del divenire, che è di tipo dialettico ed è un combattimento culturale, un combattimento spirituale. Così pure il professor Curi si è occupato, come dicevamo prima, per valorizzare la narrazione e il mito, anche del rapporto della letteratura classica con il cinema moderno. E i temi della sua riflessione vanno dal tema dell'amore e della morte, il dolore e il destino, questi temi che hanno sempre accompagnato la riflessione dell'uomo. Non sto a leggervi la sua bibliografia perché è più una biblioteca, è una,
ricchissima di tanti titoli che non riguardano solo esclusivamente il campo filosofico, ma il campo della espressione dell'uomo nella cultura anche moderna. Così anche l'amico professor Remo Bodei, che è già venuto qui da noi, credo che sia la sesta volta che è presente, e l'abbiamo avuto 2 anni fa con il tema della la vita delle cose, ma ha sempre accompagnato la vita del Centro San Domenico e i nostri martedì con la sua grande competenza, perché l'esperienza filosofica universitaria di insegnamento del professor Bodei, che parte dall'Università di Pisa, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha poi spaziato in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Si è formato a Pisa, ma poi anche si è perfezionato in Germania, a Tubinga, a Friburgo, ad Heidelberg, all'Università di Bochum, dove ha accostato personaggi come Ernst Bloch, Eugen Fink, Karl Löwit e Dieter Heinrich, e da queste scuole ha ereditato i suoi primi interessi, che vertevano soprattutto inizialmente sull'idealismo e su Hegel, no? Ha scritto un libro su Hegel e anche ha tradotto la vita di Hegel di Rosenkranz, no? È tornato di recente su Hegel proprio su 2 metafore molto interessanti. Quando ho potuto leggerle, per adesso sono sul giornale, la presentazione mi ha colpito molto. Sapete tutti che Hegel ha presentato come presentava la filosofia come la civetta che arriva alla fine del corso di un periodo filosofico. Ma in Hegel c'è anche l'immagine della talpa che prepara il futuro, e il professor Bodei ha sviluppato questo tema del rapporto tra la civetta e la talpa. Ma il suo interesse non verte solo sulla nostra filosofia ottocentesca tedesca, dove lui si è formato, ma ha spaziato un po' in tutti i campi, anche, come dicevamo all'inizio, il campo della psicologia, perché ha studiato su Sigmund Freud e si è confrontato con le scuole psicologiche. E poi, ascoltandolo, sentiremo tutta la ricchezza della sua preparazione e della sua competenza. Ecco, affidiamo noi a questi due illustri rappresentanti non solo della filosofia ma della cultura contemporanea il compito di approfondire con noi quello che è un problema più spinoso, più difficile, ma anche più affascinante della cultura e della filosofia: la ricerca dell'uomo su se stesso, la capacità dell'uomo di comprendere chi è in rapporto a se stesso, in rapporto all'ambiente che lo circonda, in rapporto al mondo in cui vive. Ecco, crescere su se stessi è il tema che i nostri relatori hanno scelto per questa serata. Diamo prima la parola al professor Umberto Curi, che ci tratterà per i minuti di cui ha bisogno. Era preoccupato del tempo che gli davamo. Bene, buonasera, bentrovati a tutti. Ringrazio vivamente per l'invito a questo importante ciclo di incontri. Come è stato ricordato anche nell'introduzione, ho avuto il piacere di partecipare al meritorio lavoro qui svolto presso il San Domenico già alcuni anni fa, e ritorno con vero piacere proprio perché è vivo il ricordo, la memoria del rilievo con il quale vengono affrontate alcune questioni particolarmente significative della ricerca filosofica
e si resta poi sempre piacevolmente colpiti dal vedere un'affluenza così numerosa e anche e soprattutto così attenta e qualificata. Io resterò all'interno dei 20, massimo 22-23 minuti che mi sono stati assegnati, e per fare questo inevitabilmente dovrò condensare il tipo di ragionamento che vi proporrò in una formulazione molto schematica, probabilmente anche povera di argomentazioni, che eventualmente potranno essere riprese e approfondite nella discussione. Partirò da un articolo che viene originariamente pubblicato nel marzo del 1984, quindi poco più di 30 anni fa, nella rivista francese che si intitola Le Magazine Littéraires. Un articolo che era opera di uno dei maggiori pensatori del Novecento, una figura di straordinaria importanza, cioè Michel Foucault, il quale a pochi mesi da quella che poi sarebbe stata la sua morte, intervenuta nel luglio dello stesso anno, scrive un articolo destinato a suscitare molto scalpore. L'articolo in realtà si presentava come un commento ad un saggio pubblicato due secoli prima, esattamente due secoli prima, e cioè nel 1784. Foucault, nell'articolo del Magazine Littéraire, si limita a commentare questo saggio comparso due secoli prima, sottolineando tuttavia che quel saggio, ancorché assai breve, di poche pagine, doveva essere considerato come l'inizio della modernità e anzi doveva essere interpretato come la prima, più rigorosa, più compiuta risposta a un interrogativo di fondo, e cioè in che cosa consiste il nostro presente, come possiamo interpretare, analizzare il nostro presente. Ho taciuto finora il nome dell'autore dell'articolo del 1784 e ora posso svelare questo piccolo enigma. Foucault commenta e, come ho cercato di dire, enfatizza dal punto di vista dell'importanza in realtà un articolo apparentemente di scarso rilievo che il grande filosofo Immanuel Kant aveva pubblicato nel 1784 in una rivista che non era una rivista specializzata nel campo della filosofia, ma potremmo dire era una rivista di varia umanità, la Berlinische Monatschrift, la rivista berlinese, che ospitava regolarmente una serie di contributi sui temi più svariati. Quando Kant interviene attraverso un suo breve contributo in questa rivista, egli è l'intellettuale più noto di Europa, ha alle sue spalle la pubblicazione che vi era stata 3 anni prima della prima edizione della Critica della Ragion Pura, è insomma un accademico, un personaggio di grande rilievo, al punto tale che può sembrare perfino sorprendente che egli si sia adattato a pubblicare un intervento di poche pagine in una rivista di modesta levatura. Che cosa, secondo Foucault, rende questo scritto minore di Kant così importante? Per quale ragione un pensatore del livello di Foucault, tendenzialmente non portato a valorizzare, ad apprezzare altri autori, soprattutto di secoli precedenti, che cosa lo spinge a considerare il breve scritto kantiano
come uno scritto addirittura epocale, capace di scandire il passaggio alla modernità. Che cosa c'era di così significativo nello scritto di Kant? Ma ricordo anzitutto il titolo, anche se non abbiamo qui il tempo di soffermarci, la traduzione corrente del titolo dal tedesco è gravemente fuorviante. Il titolo con cui è conosciuto è Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo. In realtà Kant cerca di rispondere alla domanda che cos'è l'Aufklärung, e Aufklärung è in tedesco un termine dal significato ambivalente: da un lato indica l'illuminismo, ma dall'altro e in maniera assai più coerente e appropriata indica il processo attraverso il quale possiamo rendere chiare le nostre idee. Bene, nel saggio kantiano del 1784 Kant pone esattamente questo problema: come avviene l'Aufklärung? Per usare la dizione che è stata scelta per la nostra conversazione di questa sera, come si fa a crescere su se stessi? Come avviene la maturazione intellettuale? E più precisamente Kant pone un problema che, a mio giudizio, ha ragione Foucault nel considerare un problema di straordinaria importanza, perché Kant si chiede come si diventa maggiorenni. E cioè, assunto che la maggiore età, l'essere maggiorenni, non è un dato meramente anagrafico, tale per cui anzi si può ritenere che si può essere maggiorenni anche senza essere adulti, e viceversa si può persistere nella minorità anche in età avanzata, assunto questo, come si diventa maggiorenni? O per dirla negli stessi termini in cui la dice Kant, come si esce dalla minorità? Qual è il percorso che ci conduce a uscire dalla minorità? Bene, Kant risponde attraverso un ragionamento che può sembrare perfino elementare nella sua schematicità e soprattutto nella straordinaria limpidezza, e che tuttavia fa capire per quale ragione Foucault abbia considerato così importante il saggio kantiano. Perché Kant, l'autore della Critica della ragion pura, afferma che la minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza l'aiuto di un altro. E cioè la minorità è quella condizione nella quale si permane quando, pur non avendo deficit di carattere intellettuale, si rinuncia in partenza, a prioristicamente, a usare liberamente le proprie capacità intellettuali e si preferisce appoggiarsi all'autorità, all'intelligenza, al pensiero di un altro. Secondo Kant, sono numerosi coloro che, pur avendo raggiunto l'età adulta, appunto, permangono in condizioni di minorità. Anzi, Kant fa una sottolineatura che dispiacerà comprensibilmente alle gentili signore presenti, perché Kant afferma che gran parte degli uomini, nonostante l'età più o meno avanzata, persistono nella minorità, e certamente tutto il gentil sesso. Secondo Kant è una sottolineatura che appunto indebolisce assai il rigore dell'argomentazione kantiana, dobbiamo relativizzarla con il riferimento ai tempi,
sono tempi fortunatamente lontani, anche se non è mai svanito completamente il pericolo che si instaurino e perdurino discriminazioni su base sessuale. Ma secondo Kant questo persistere nella minorità è dovuto soprattutto, e qui cominciamo a intravedere le ragioni dell'apprezzamento di Foucault nei confronti di questo saggio, è dovuto soprattutto a due, potremmo chiamarli difetti, a due vizi, la pigrizia e la viltà. Per pigrizia e o per viltà noi rinunciamo a usare autonomamente la nostra capacità intellettuale e preferiamo appoggiarci sul pensiero degli altri. Sentite con quanta incisività argomenta Kant. È così comodo essere minorenni? Se io ho un libro che pensa per me, un direttore spirituale che ha coscienza per me, un medico che valuta la dieta per me, non ho certo bisogno di sforzarmi da me. Non ho bisogno di pensare se sono in grado di pagare. Altri si assumeranno questa fastidiosa occupazione al mio posto. Ecco, vedete, questo ritratto così realistico, dobbiamo dire così cupo, così pessimistico, dell'intero gentilsesso di buona parte degli uomini, i quali si abbandonano, sono vittima di pigrizia e viltà e perciò rinunciano a questa autonomia del pensare, con ciò consegnandosi alla permanenza nella minorità. E poi il ragionamento kantiano si sviluppa, ma non abbiamo il tempo di soffermarci, mostrando quali sono gli strumenti attraverso i quali si impone il persistere nella minorità. E questi strumenti sono il ruolo attivo di alcuni tutori che pretendono che noi non ci avventuriamo a ragionare con la nostra testa. E l'esempio, la metafora impiegata da Kant è anche particolarmente efficace. Ci trattano come i bambini piccoli che vengono inseriti in un girello e si dice loro che non devono uscire da quel girello perché altrimenti potrebbero cadere e farsi male. Quando, dice Kant, a prezzo di qualche caduta, qualunque bambino invece impara a camminare da sé. Questi tutori pretendono di esercitare il pensiero al nostro posto e lo esercitano in maniera particolare attraverso due strumenti, le formule e i precetti. Formule e precetti sono altrettanti veicoli attraverso i quali passa questo impoverimento dell'autonoma capacità di ragionamento, questa sostituzione di altri al nostro posto nell'esercitare la fastidiosa occupazione del pensiero. Ma che cosa veramente vuol dire? Mi avvio davvero a concludere. Che cosa veramente vuol dire Kant? E soprattutto, visto che dobbiamo, come è giusto, come è stato richiamato nell'introduzione, cercare di capire in positivo quale può essere il processo della crescita. E cioè proviamo a riformulare nuovamente la domanda: come diventare maggiorenni? Come reagire a questo appiattimento, a questo spossessamento di identità che viene preteso dai tutori attraverso le formule e i precetti? Ecco, per capirlo meglio possiamo riferirci, è singolare questa circostanza, ad un altro scritto minore di Kant, in questo caso uno scritto quasi completamente sconosciuto,
anche perché originariamente non destinato alla pubblicazione. È uno scritto che, pensate, risale al 1765-66, cioè 18 anni prima di quello che è stato così ampiamente valorizzato da Foucault, ed è niente meno che una comunicazione del giovane professor Kant, privat docent, cioè libero docente all'università di Königsberg, il quale all'inizio dell'anno, come tuttora si usa, pubblica il programma del suo corso, allegando tuttavia al programma del corso quella che potremmo considerare una dichiarazione di intenti, cioè una manifestazione di quelli che potremmo definire gli obiettivi formativi a cui il corso che egli si accinge a tenere è finalizzato. Bene, in questo scritto potete immaginare uno scritto rivolto agli studenti che non poteva che avere anche qualche cedimento a tentazioni demagogiche, perché insomma Kant era un precario dell'università in quel periodo e aveva bisogno di un pubblico possibilmente folto affinché gli fosse rinnovato l'insegnamento. Si rivolge agli studenti e dice: il compito di questo corso di filosofia è fare dell'allievo un Selbstdenker, che vuol dire testualmente uno che pensa con la propria testa. E per rendere ancora più esplicito il ragionamento, che come capite è strettamente connesso al saggio di 20 anni dopo, Kant dice: lo studente che esce dalla scuola secondaria e si iscrive all'università si attende che qui imparerà la filosofia, ma è sbagliato, perché ciò che egli deve imparare è a filosofare. Non deve imparare pensieri, deve imparare a pensare con la propria testa. Ecco, capiamo allora, se ci riferiamo a questo scritto, che non abbiamo qui il tempo di analizzare, ma vi assicuro che è uno scritto straordinariamente pregnante e di straordinaria attualità, abbiamo qui la chiave per capire meglio quello scritto del 1784. Ecco il modo di diventare maggiorenni: pensare con la propria testa, usare autonomamente, liberamente le proprie capacità intellettuali senza appoggiarsi all'autorità altrui. E Kant, pensate, nel programma allegato al suo corso sottolinea che un'istituzione formativa che non avesse come obiettivo fondamentale quello di fare degli allievi persone capaci di pensare con la loro testa tradirebbe gravemente le sue finalità, e alla fine essa avrebbe un compito di inganno soprattutto dei giovani, perché darebbe loro l'impressione di fornire un insegnamento quando non farebbe altro che allontanarli dalla vera e propria acquisizione di maturità che consiste nell'essere Selbstdenker. Ecco allora come questa indicazione kantiana, io credo, ci può far capire, spero di non aver frainteso, in che modo si può crescere da sé. Da sé, appunto, valorizzando le proprie capacità, reagendo alla pigrizia e alla viltà, diventando in qualche modo titolari del proprio pensiero senza accodarsi al pensiero altrui. Certo, e davvero finisco, certo, l'impostazione kantiana, a differenza di quanto può sembrare, credo di intuire che tra voi goda di un qualche consenso, a differenza di quanto si può immaginare, ha suscitato moltissime critiche e anche feroci sarcasmi. Molti ricordano, ad esempio, che in più occasioni Hegel, visto che il carissimo amico Remo ha appena pubblicato questo libro così importante su Hegel, commentando la tematica kantiana del Selbstdenken, del pensare con la propria testa,
l'aveva definita un infelice prurito o addirittura una smania disdicevole, e molti anche tra i filosofi contemporanei hanno tentato di ridicolizzare l'affermazione kantiana ponendo la domanda: ma con quale altra testa uno può pensare se non con la propria? Oppure alcuni filosofi di orientamento analitico: guai pensare con la propria testa, ricominceremmo sempre da capo, non vi sarebbe progresso, crescita, sviluppo scientifico se non pensassimo con la testa degli altri. Insomma, come vedete, è una tematica complessa, anche per molti aspetti spinosa. Un punto mi pare che possa essere confermato, senza entrare nel merito di un ragionamento che, come capite, dovrebbe essere ben più approfondito, che Kant pone un problema che giustamente Foucault ha colto come problema principe per l'interpretazione del nostro presente. Kant si è chiesto qual è il percorso, il processo, la dinamica che può consentirci l'Ausgang, l'uscita, il venir fuori dalla minorità. La soluzione kantiana, diventare Selbstdenker, può convincere o non convincere, ma non vi è alcun dubbio che quel problema è un problema ancora oggi di straordinaria attualità. Grazie. Grazie professor Curi per come ha trattato questo argomento attraverso personaggi come Foucault e Kant, che non sono tanto facili da capire, ma lui ce li ha spiegati in maniera molto evidente, no? Abbiamo potuto capire tutti quello che diceva anche questo personaggio che fa così soffrire gli studenti quando vanno all'esame di maturità, Immanuel Kant, come anche gli altri. E anche questa diagnosi che Kant fa sull'uomo preilluminista che vive in una situazione di minoritaria, di non maturazione, è interessante, perché lui è stato un grande propugnatore dell'illuminismo. Il giudizio sulle donne, che erano tutte in situazioni minoritarie, oggi forse non è condiviso, anche perché forse gli uomini oggi si trovano ancora in condizioni minoritarie spesso perché le donne sono uscite dalla loro situazione minoritaria e si fanno rispettare e non permettono all'uomo spesso di essere così autonomo. Questa è una battuta comunque. Comunque abbiamo visto il pensiero sulla crescita su se stessi dal punto di vista della filosofia e anche come è stato recuperato da un filosofo che ha avuto a che fare con la psicologia come Foucault. Diamo adesso la parola al professor Bodei che su questo tema ha riflettuto parecchio e che ci aiuterà a completare, ad arricchire questa riflessione. Buonasera, ringrazio padre Bertuzzi e il Centro San Domenico per questo invito. Poi mi riservo di entrare a gamba tesa sul testo kantiano illustrato da Umberto Curi, ma voglio cominciare con una constatazione: che ciascuno di noi, nascendo, entra in un mondo già fatto da innumerevoli generazioni e a tappe forzate deve ripercorrere, quasi ricapitolando, tutto il processo che la civiltà a cui appartiene è riuscita a generare. Quindi deve imparare la lingua, i costumi, avere una tradizione alle spalle e deve inserirsi nelle istituzioni, qual è la famiglia, lo Stato, la società e la scuola. Deve crescere su se stesso, appunto, deve diventare maggiorenne, deve essere capace
criticamente, se è possibile, di diventare contemporaneo di se stesso. Ora, i bambini fanno tante domande, perché, 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 alla fine i genitori e i maestri si stancano e la maggior parte di noi ha un processo di crescita in cui, se non è appoggiato fortemente dalle istituzioni, soprattutto quelle preposte all'insegnamento, accastella e affastella delle nozioni senza elaborarle. Cioè c'è un fai da te spontaneo che non è la migliore forma di crescita su se stessi. Ora, noi ci troviamo di fronte, nel crescere, nelle nostre società, a un passaggio dalla natura alla cultura, in modo tale che alla fine non si riesce più a distinguere cos'è natura e cos'è cultura. Parto da osservazioni di tipo fisiologico, neurologico addirittura. Il nostro cervello è l'ente più complesso che si conosca nell'universo. Pensate, abbiamo 86 miliardi di neuroni, cioè cellule preposte anche queste agli elementi conoscitivi, 85 miliardi che invece non hanno questa caratteristica, però la maggior parte delle nostre conoscenze sono il risultato dei 17 miliardi di cellule che appartengono alla corteccia cerebrale. C'è qualcosa di relativamente più tardo rispetto alle altre parti del cervello, che è caratteristica dell'uomo e in cui stanno la coscienza, l'autocoscienza, la volontà e anche tutte le funzioni superiori relative alla memoria, per esempio, e alle emozioni. Ora, questo elemento conoscitivo è una conquista tarda nella storia del nostro genere Homo sapiens, che per inciso non è stato l'unico intelligente. Fino a 30.000 anni fa esisteva l'uomo di Neanderthal, che è scomparso, forse ucciso da noi, gli abbiamo trasmesso le malattie. Comunque il 4% è stato stabilito del nostro DNA deriva dall'uomo di Neanderthal. Poi è stato scoperto recentemente, nel 2011, un altro uomo, più o meno un nostro cuginastro, che è l'uomo di Denisova. È stato trovato praticamente un dito da cui si è fatta la cuvée, la ricostruzione della sua natura, che si trova negli Urali, questa località di Denisova. Ecco, quindi l'uomo si è sviluppato da forme precedenti di omini, addirittura dopo la distruzione nel Cretaceo del 70% delle specie viventi, 65 milioni di anni fa, si è sviluppato da una specie di topolino che stava inizialmente, si è trovato in Argentina il suo scheletro, che piano piano ha dato origine a tutti gli altri mammiferi e poi all'uomo. Quindi noi abbiamo una lunga storia che si manifesta inizialmente in forme naturali. Quindi un pensiero che è lento rispetto agli stimoli risposta che sono diciamo comuni a tutti i mammiferi, per esempio legati alla paura, al dolore. E questa è la nostra caratteristica. Noi pensiamo. E com'è che pensiamo? Quando un bambino nasce, è stato osservato, e i suoi neuroni sono calvi, hanno poche dendriti, cioè queste ramificazioni. Crescendo, queste ramificazioni creano dei contatti, sapete, si chiamano le sinapsi, sui quali scorrono le informazioni. Ci sono informazioni più o meno persistenti e quindi la mappa del nostro cervello, a causa della sua estrema plasticità, veramente estrema, fa sì che alla fine il cervello sia una struttura che
ciascuno ha, al pari delle impronte digitali, diversa dagli altri. Persino i gemelli omozigoti hanno strutture cerebrali diverse. Ecco come su questa base naturale che il cervello si innesta fino a diventare indistinguibile attraverso l'educazione, cioè attraverso la crescita delle informazioni, che non è detto che siano semplicemente organizzate dalla scuola, o sono raccolte da noi stessi, che fanno sì che il nostro cervello è come una rete viaria estremamente complessa, viottole, autostrade, eccetera. Ora, si discute molto fra filosofi e neuroscienziati, in una maniera che non sempre, a me è capitato diverse volte, è soddisfacente né per gli uni né per gli altri. Vi faccio un esempio: il sorriso è sicuramente una contrazione di muscoli, ma se si riduce il sorriso a una contrazione di muscoli, si perdono molte caratteristiche tipo affettivo, sociale, eccetera. Così, se si riduce il pensiero al cervello, si fa un'operazione appunto riduzionistica che dimentica diversi fattori. D'altra parte, c'è una tradizione spiritualistica che considera il pensiero completamente, alla Cartesio per esempio, staccato dal cervello. E questo mi ricorda, se forse ricorda anche a voi, in Alice nel Paese delle Meraviglie, il gatto del Cheshire, che c'è il sorriso ma non c'è il gatto. Ecco, sono due atteggiamenti secondo me sbagliati: uno di ridurre il pensiero al cervello o comunque al sistema cerebrospinale, e l'altro di considerare il pensiero completamente staccato. Questo prescinde da questioni metafisiche sull'esistenza dell'anima e la sua immortalità. Il problema è che attualmente non si può compiere nessuna delle due operazioni, perché le tradizioni che hanno creato questa duplicità non si sono ancora incontrate, e quindi voler ridurre il pensiero al cervello è come voler capire ciò che passa nei fili del telefono di una centrale telefonica. Senza la centrale telefonica evidentemente le comunicazioni attraverso il telefono sono impossibili, ma non è che la centrale telefonica spiega i contenuti. Per cui i filosofi parlano di qualia, cioè di elementi qualitativi irriducibili alla quantità. Naturalmente c'è molta strada da fare e se ne fa moltissimo e benissimo. Per esempio ci sono dei neuroscienziati come il Tononi o altri che stanno studiando queste corrispondenze. Allora, abbandonando questo piano, il problema è come noi acquistiamo la capacità di pensare autonomamente, come noi siamo cioè in grado di orientarci oggi, perché sostanzialmente il nostro incontro con la cultura si sta o si è diviso in due grosse famiglie che sono considerate eterogenee. Cioè, da un lato ci sono le materie umanistiche e dall'altro le scienze solide, reali, dure. È una divisione nata negli anni 50 che non esisteva prima, perché appunto Leibniz, filosofo e matematico, Cartesio ugualmente, ma fino ad arrivare tardi, se guardate Bergson, l'80% delle citazioni di Bergson sono di scienze naturali. Se guardate la biblioteca di Foscolo, che ha comprato la scuola normale, vedrete che quasi la metà sono materie scientifiche, e quando leggete appunto I Sepolcri, quella bella derbe famiglia d'animali è Linneo. Così, allo stesso modo, se vedete la biblioteca di Hegel, da quello che ne rimane attraverso l'asta che venne fatta dopo la sua morte, ma erano libri che non erano tutti, guardate le sue opere,
più di metà sono libri di matematica, di geologia, di fisiologia. Lui fra l'altro doveva tradurre un testo di fisiologia, e sono questa Leopardi è incomprensibile nella sua poesia senza sapere che ha studiato l'astronomia, che a 15 anni ha scritto una storia dell'astronomia, senza sapere che conosceva Newton, che conosceva tutti i materialisti francesi e così via. Ecco, oggi nel senso comune è rimasta questa idea che l'educazione debba essere non retorica, perché si confondono le materie umanistiche con la retorica, ma come dire, legata prima di tutto a guadagnare, nel senso di trovare giustamente peraltro un mestiere che permetta di vivere. Filosofia non dà pane, si diceva già da tempo, ma oggi i disoccupati in Italia sono spesso di materie umanistiche. E dall'altro appunto si dimentica che in realtà, forse, come dico io per la filosofia spesso, la filosofia non serve a niente, o la letteratura, ma non serve a niente nel senso di avere un'utilità immediata, serve per la nostra crescita, il crescere su noi stessi. Se noi facessimo un esperimento mentale e ci chiedessimo come sarebbe il mondo se non avesse avuto 2500 anni di filosofia, saremmo certamente più violenti, più creduloni, più soggetti alla pressione della violenza altrui. Ecco, allora, per dire un'esperienza personale che ho già raccontato al professor Curi, qualche anno fa io sono andato al CERN di Ginevra, dove sono tutti i fisici, c'è questo acceleratore di particelle, e ho detto, appunto, mi sembrava di dire un'eresia, che la filosofia non serve a niente, e implicitamente che invece la fisica a loro serve a qualcosa. Si sono levati, uno è venuto a abbracciarmi, uno di questi grandi fisici, cioè, glielo dica a quei disgraziati, lui l'ha detto alla napoletana, quei fetentoni dei nostri capi che ci vogliono far studiare delle cose precise senza lasciarci la libertà di ricerca. Ecco, allora, il problema nel campo umanistico, come del resto in matematica, che tante cose sono state fatte che non servivano a niente, poi alla fine non sono servite a tutto. Faccio degli esempi, poi se me li chiedete in un'eventuale discussione. Quindi il problema è che sia le scienze cosiddette dure, sia le materie umanistiche, in realtà servono tutte alla nostra formazione, servono a crescere appunto su noi stessi, ma in maniera diversa. Il termine educazione, a proposito di materie umanistiche, dal latino educo, tiro fuori, presuppone che ci sia in noi stessi una specie di tesoro nascosto che noi sgomitoliamo e facciamo venire a galla. Io preferisco, ma anche questo si può discutere, che la nostra educazione sia un cantiere sempre aperto, sia una forma di costruzione. Per cui il detto che nasce dall'antica Grecia e finisce come un sottotitolo dell'Ecce Homo di Nietzsche, diventa quel che sei, che sembra un paradosso, implica appunto che potenzialmente noi possiamo arrivare allo sviluppo di tutte le nostre possibilità. Invece l'idea che esista la capacità di costruire noi stessi, di diventare altro da quello che potremmo essere, di anche attraverso una crescita che esca dall'ambito in cui senza volere e senza sapere siamo venuti a nascere, siamo venuti al mondo, una determinata famiglia, un determinato tempo, una determinata latitudine. Ecco, se noi rimanessimo chiusi in quest'ambito la nostra vita sarebbe misera. Invece è proprio il fatto che noi attraverso la cultura, attraverso i romanzi, la poesia, ma anche attraverso la matematica, la fisica, la biologia, la geologia, rendendoci conto che il nostro pianeta ha 3 miliardi e 700 milioni di anni e che il nostro universo ne ha 13 miliardi e 7 a quanto pare dalle ultime ricerche, anche rendendoci conto che noi siamo il frutto dell'evoluzione. Ecco, già questo non è semplicemente un'informazione banale, già questo situa
la nostra civiltà all'interno di un processo. Viceversa, partendo dalle scienze dell'uomo, dall'antropologia, eccetera, noi possiamo capire anche le scienze naturali, per cui la cultura che si deve sviluppare è appunto anche se non si vuole diventare degli specialisti, nel senso che poi uno può diventarlo, ma la cultura generale, i luoghi comuni, che io oserei dire, che non sono le banalità. Un luogo comune è un posto come una piazza, un agorà, in cui gli uomini si incontrano per discutere, ma in genere sono incapaci di trattare gli aspetti più solenni e più profondi dell'esistenza, la nascita, la morte, l'amore, l'aldilà, se c'è o non c'è, la sofferenza. Un po' come si dice in proverbio, siamo come i cani, ci manca la parola, però sono appunto i grandi poeti, i grandi filosofi, i grandi scienziati che ci dicono qualche cosa di profondo, le religioni in cui noi ci riconosciamo, e quindi noi abbiamo una, attraverso proprio la civiltà e la cultura, una crescita su noi stessi. Lasciatemi dire, per creare quello che in retorica si chiama un anticlimax, dall'alto scendere in basso, è stato ricordato ora il detto delfico, conosci te stesso, che stava sul muro esterno del tempio di Apollo a Delfi. Però c'è un signore francese, si chiamava Courcel, che ha scritto tre volumoni appunto su Connois toi même, conosci te stesso. Il risultato sorprendente è che la frase del Tempio di Delfi, conosci te stesso, voleva dire non far perdere tempo ai sacerdoti, quindi sai cosa devi chiediti prima cosa devi chiedere, questo è il senso. Poi piano piano si è nobilitato attraverso Socrate, attraverso gli altri, ma l'idea c'è comunque in nuce, anche su questioni burocratiche, l'elemento banale di sapere quello che sei. Guardate, visto che sono in vena di filologia, il termine coscienza, cum scientia latino, synedesis greco, ha le particelle cum e syn, vuol dire sapere insieme. Non aveva un aspetto collettivo, tant'è vero che i latini chiamavano conscientes i congiurati, cioè è un sapere condiviso da un gruppo. E soltanto in un secondo momento, abbastanza tardi, synedesis e autò, con sapere a se stessi, che la coscienza diventa un fatto individuale. Quindi c'è un passaggio dall'individuale al collettivo. Lo stesso, per esempio, vale per il nostro termine libertà, libertas latino, che ha la stessa radice del tedesco libe, in greco eleutheria, che ha la stessa radice del tedesco Leute, che inizialmente era simile alla crescita dei vegetali, un crescere insieme, e che poi appunto aveva a che fare con l'elemento anche qua della comunità. Anche la libertà da elemento collettivo è diventato elemento individuale. Voglio chiudere con le riflessioni che faceva il professor Curi. Io non mi voglio, come dire, mettere tra gli anticantiani che sono stati ricordati, nemmeno perché, avendo studiato Hegel, condivida l'idea del prurito, sono assolutamente contrario. Io trovo in Kant, che è grandissimo, un limite, ma non è colpa sua, così come in fondo quello delle donne, cioè che non è soltanto la pigrizia, l'ignava ratio di cui parlava Cicerone, la ragione pigra, e non è soltanto la viltà che impedisce agli uomini di diventare maggiorenni, c'è qualche altra cosa, c'è il calcolo, cioè l'idea che si preferisce, ed è questo un mistero gaudioso oltre che un mistero doloroso della politica e della cultura, si preferisce pensare con la testa altrui
ricordatevi i grandi totalitarismi del secolo scorso, la stessa frase che nel fascismo che il duce ha sempre ragione, oppure l'idea che veniva attribuito a Himmler e poi anche ad altri, che appunto quando sentiva parlare di cultura mette la mano alla pistola. Questa era la cosa di Goebbels. E poi c'è una versione diciamo terribile del kantismo: agisci in modo che se il Führer ti vedesse approverebbe la tua azione, che è un Kant piuttosto alterato. Allora, che cos'è che non è che si può rimproverare a Kant? È il problema, perché gli uomini preferiscono, è il problema che metteva la Boethie, amico del grande Montaigne, questo saggio sulla servitù volontaria. Perché gli uomini preferiscono servire? Perché cercano sostanzialmente la sicurezza. E questo lo spiegherei, d'accordo con un mio amico con cui abbiamo discusso e ne abbiamo parlato per altri motivi anche stasera, con Maurizio Iacono. C'è l'ultimo racconto di Kafka, che si chiama La Tana, che rappresenta un essere, non si capisce se umano o un animale, che sta sempre sulla soglia della sua tana e non si decide, molto kafkiana la cosa ma molto profonda, da un lato a rimanere nel chiuso protetto della sua tana, dove sta al sicuro, però soffre della mancanza di libertà, ma non ardisce nemmeno uscire fuori dalla tana perché sa che è molto pericoloso. Ecco, la libertà è assunzione di rischio. Quindi il sapere aude di Kant, osa sapere, è giustissimo, un verso di Orazio, però diciamo nello stesso tempo c'è da approfondire questi due misteri della politica, gli arcana imperi, come dicevano i classici, da Tacito in poi. È uno dei grandi misteri. Il mistero doloroso è che la servitù, lo stato di minorità, in linea di principio non piace a nessuno, perché essere nelle mani degli altri implica una diminuzione della propria esistenza, della propria persona. Però qual è il mistero gaudioso della servitù? Che le responsabilità si scaricano dalla mia persona e ce l'ha il capo. Quindi se il capo cade a Piazzale Loreto, oppure nel bunker di Berlino, oppure come Stalin a quanto pare avvelenato dai medici, come diceva lui, o da Beria, eccetera, la colpa è sua. E quindi io ho obbedito agli ordini, come diceva Eichmann. Ecco, è proprio su questo aspetto su cui Kant e anche Foucault hanno aperto la strada, cioè come si diventa maggiorenni, come appunto, mi piace dire, come ciascuno cresce su se stesso, che dovremmo interrogarci e chiederci come mai appunto molti, tutte le signore secondo Kant e la maggior parte dei maschi sono così refrattari al pensare con la propria testa e direi all'agire con la propria testa. Perché c'è questo spreco di intelligenza e di vita che ci rende così miseri in questo arco breve dell'esistenza? Perché la maggior parte degli uomini vive con rassegnazione il proprio tempo? Io ricordo che il grande economista premio Nobel indiano Amartya Sen ha detto, e ho discusso anch'io una volta con lui a Londra, ha detto che i suoi compatrioti, che sono più di 1 miliardo di persone in India, a parte i paria, circa 150 milioni, ma anche i più disgraziati, ormai non desiderano niente, sono rassegnati perché sanno che niente possono ottenere. Per cui uno dei fattori principali del pensare per se stessi è appunto non invitare alla razionalità semplicemente, ma rendere la vita sicura, perché rendendo la vita sicura si aprono le speranze. È una cosa che aveva capito Spinoza,
Spinoza, che si era fatto ritrarre vestito da Masaniello, è curioso, da pescatore, questo, perché si era fatto? Perché lui aveva capito che la plebe napoletana resta così prona al, tranne qualche ribellione episodica, ai poteri grandi del re, della corona, eccetera, perché vive in un'alternanza tra paura e speranza, e quindi in questo oscillare non riuscirà mai a essere razionale, e questo gli permetterà inoltre, Spinoza, che conosceva gli scrittori libertini che avevano visitato Napoli nel terremoto del 1631 e avevano visto assassini quando c'era il terremoto, assassini che andavano in pubblico a confessare i loro delitti, prostitute che si battevano il petto e si sferzavano la schiena dicendo che avrebbero cambiato vita. Poi, finito il terremoto, sono tornati come prima. Questo è un elemento che colpì molto anche Spinoza. Quindi il punto è, la conseguenza non molto argomentata ma presente in Spinoza, che se si vogliono combattere queste passioni, per lui sono equivalenti, sia la paura che la speranza, sono tutte e due cose cattive, nel senso che sono instabili, cioè una è lo specchio dell'altro. Bisogna avere una situazione di certezza, chiamiamola proprio del diritto, e questo è un problema politico. Soltanto società mature, in cui la vis existendi, diceva lui, la forza di esistere di ciascuno viene riconosciuta, permettono lo sviluppo della razionalità. Poi ai doti ci sarà l'amore intellettuale, ma intanto il problema è certamente diventa maggiorenne, sviluppa la tua razionalità, ma questo, se non c'è una base di sicurezza, non si può fare, perché gli uomini che si trovano in situazioni insicure preferiscono la servitù alla libertà. Amen. Ringraziamo anche il professor Bodei, che ci ha aperto un orizzonte molto vasto della formazione, della creazione di sé, non solo solipsisticamente, individualmente, ma nel rapporto con gli altri, perché, come diceva all'inizio del suo intervento, quando l'uomo nasce, nasce in un mondo che è già fatto e acquisisce poi progressivamente la capacità di interagire con questo mondo, come fa anche il suo cervello, con i suoi neuroni che sono arricchiti proprio dalle esperienze che si ha con gli altri. Ecco, in questo dialogo tra riflessione filosofica e dati che vengono dalla scienza, il professor Bodei ha posto un problema che forse andrebbe anche ripreso. Dopo avrei anche una domanda da fare su questo proposito: questa scissione tra cultura umanistica e cultura scientifica, da dove viene, a quando risale e fino a che punto oggi è superabile, perché non è superata, e come può contribuire alla creazione di un uomo integrale, sia nella sua dimensione umana e relazionale con gli altri, sia nella formazione scientifica. Questo si può vedere, ma abbiamo tempo adesso un attimo di riprendere queste tematiche che ci hanno presentato i due relatori. Prima però vorrei annunciare già ora il prossimo incontro, che sarà il 10 febbraio prossimo. E il tema di questo incontro non è estraneo a quello che abbiamo detto stasera: è educare alla pace e la strada del giusto. Questo tema
verrà affrontato dal ex ambasciatore Emilio Barbarani, che ha vissuto anche momenti di grande tensione nel esercitare la giustizia quando si è trovato in una situazione difficile in Cile e doveva proteggere dei rifugiati politici, e a lui appunto è venuta l'ispirazione di affrontare questa tematica nell'ambito più ampio dell'educazione alla pace. Verrà quindi anche lui a trattare di questo argomento insieme a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, e a Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato. Ecco, quindi siete invitati già fin d'ora a questo incontro che avremo il 10 febbraio prossimo. Bene, riprendiamo allora adesso il dialogo per poter crescere su se stessi insieme con gli altri, avere questa conoscenza, no? Questo sviluppo della conoscenza insieme agli altri. Se qualcuno ha delle domande da fare, può già intervenire ora. C'è il microfono pronto? Credo di sì, no? Lucia, eccolo qua. Grazie. Allora, intanto io volevo ringraziare il padre Giovanni Bertuzzi per la difesa che ha fatto sulle donne. Grazie. Non so se era una difesa, ha detto. Una constatazione, se no. Però aveva un sapore quasi di cavaliere medioevale per certi aspetti. Comunque, la mia osservazione è questa. Abbiamo parlato del potere, di come il potere esercita la sua influenza nella crescita delle persone, però volevo chiedere come l'amore influenza la crescita delle persone. Grazie. Bene. Accogliamo due o tre domande, se qualcun altro. Volevo chiedere se... perché le domande sarebbero moltissime, ovviamente, comunque concentro. Si potrebbe anche pensare che per crescere il sapere è fondamentale, perché dà sicurezza, oltre ovviamente al supporto del rapporto con gli altri, ma la conoscenza, la cultura, la conoscenza dell'ambiente, la conoscenza dell'altro, la conoscenza anche proprio dei vari temi culturali, non so, dall'arte, la filosofia, dà sicurezza, perché permette di leggere il mondo, permette di leggere gli altri. Non a caso, se non erro, e me lo ricordo da studi del passato, che scienza e filosofia andavano insieme una volta, no? Oggi però chiedo, e mi sembra anche che sia così, che sia scienza che filosofia o scienze umanistiche tornino insieme, proprio da degli studi di neuroscienziati che operano attraverso la biologia, la neurobiologia, le neuroimmagini, e mettono in evidenza varie attivazioni di aree cerebrali nel momento in cui viene effettuata o pensata un'azione. Non so se, non voglio parlare troppo, ma chiedo se ci sia un ricongiungimento anche di queste due importantissime vie che penso che debbano marciare insieme. Grazie. C'è un'altra domanda? Ecco la terza domanda, poi abbiamo le prime risposte. Io volevo chiedere se nella paura di crescere, quindi di pensare con la propria testa, quale incidenza abbia l'inconscio. Beh sì, abbiamo intanto tre domande, mi sembra abbastanza significative. La prima sul rapporto che c'è nella crescita del potere da una parte e dell'amore dall'altra, che sarebbe bello vederlo anche
rispetto alla figura paterna, figura materna, questo già ci torneremo. Per crescere il pensiero è fondamentale, la scienza e filosofia possono tornare assieme. Una domanda fatta da una psicologa è interessante, né? Perché, vabbè, quello che è, né? E infine il tema della paura, come che influsso ha sulla nostra crescita. Diamo prima la parola al professor Curi. Sì, rapidamente, anche per lasciare spazio eventualmente a altre domande. Ma sono tre temi molto importanti che non è facile trattare così telegraficamente, perché aprono, direi, terreni di riflessione che questa sera abbiamo soltanto semplicemente sfiorato. Sulla questione dell'amore, beh, qui certamente vi sarebbe da dire che, a differenza da ciò che abitualmente si ritiene, in tutta la tradizione filosofica occidentale l'amore non è considerato affatto semplicemente un sentimento, peggio ancora una passione più o meno ammissibile, più o meno tollerata. Ma tra Platone e Spinoza, tra Hegel e Kierkegaard, l'amore è anzi visto con una dignità e un ruolo di risanamento complessivo, tale per cui davvero, semmai ciò che colpisce è il riconoscimento della forza dell'amore. Lo troviamo già in Platone quando nel Fedro indica una possibile etimologia di eros, del termine greco per indicare l'amore, e trova questa etimologia nel termine rome, che vuol dire forza, ma badate, non forza disincarnata, proprio la forza anche muscolare, la forza che spinge, che costringe, e che nel caso di Platone è la forza che ci spinge ad andare oltre l'orizzonte meramente sensibile, spingendoci verso quella realtà intelligibili che sono il fondamento vero della realtà. E da questo punto di vista non c'è dubbio che anche nel simposio, cioè nell'altro dialogo che Platone dedica all'Eros, è estremamente accentuata la sottolineatura, direi, della forza guaritrice, risanatrice dell'Eros. Da questo punto di vista io ho provato anche a scriverlo altrove, andrebbe ripreso e riabilitato come intrinsecamente platonico il grande mito del simposio che è raccontato da Aristofane. Quello per il quale appunto ciascuno di noi oggi è solo la metà di un intero, perché siamo il risultato di una ferita originaria che ha dimidiato gli umani che avevano forma sferica e ha fatto sì che ciascuno di noi oggi è soltanto una parte dell'intero, è una metà dell'intero. E di qui anche la spinta incoercibile che ciascuno di noi avverte a ricostituire l'unità della forma piena originaria, sicché l'amore compare per l'appunto come fattore di risanamento, di guarigione dalla nostra parzialità. In questo senso l'abbinata che è stata proposta nella prima domanda, cioè potere versus amore, individua certamente due termini che tra di loro non necessariamente sono opposti, perché è l'amore stesso a essere una forma di potere, sia per la forza che lo caratterizza, sia perché l'amore ha assunto anche storicamente spesso la configurazione di un potere. E allora andrebbero studiati questi rapporti al di là appunto di schematizzazioni inevitabilmente troppo elementari.
Trovo significativa anche la seconda questione, anch'essa lo accennava prima Remo, meriterebbe una serata intera, cioè il rapporto tra cultura scientifica e cultura umanistica. Qui queste cose Remo le sa perfettamente, quindi ci potrà aiutare ulteriormente, ma per esempio va ricordato un punto che di solito si dimentica. Quando Kant scrive il programma del suo corso di filosofia, affermando che il compito fondamentale di una istituzione formativa è quella di far sì che gli allievi diventino capaci di pensare con la loro testa, apro una parentesi, non mi stanco di affermare che oggi questo dovrebbe essere il compito delle istituzioni formative a tutti i livelli, e il fatto che invece la direzione di marcia sia esattamente quella opposta, cioè dissuadere anche coloro che vocazionalmente sarebbero inclini a pensare con la loro testa, dissuaderli e obbligarli a pensare secondo stereotipi, cioè secondo la testa di altri, è, io credo, ha ragione Kant, un vero e proprio tradimento. Quando Kant sottolinea che questa dovrebbe essere la funzione delle istituzioni formative, ha presente un punto che appunto abitualmente si dimentica, e cioè che egli si rivolge agli studenti che si accingono a studiare filosofia. L'organizzazione degli studi nella Prussia di quel periodo prevedeva che tutti coloro che accedevano all'università dovessero seguire un anno o un biennio di studi filosofici, e solo a completamento di questo biennio avrebbero poi seguito un triennio di studi o nel campo del diritto o nel campo della teologia o nel campo della medicina. A conferma dunque che questa divaricazione tra culture non sta scritta da nessuna parte, non è un obbligo, mentre dovrebbe essere più importante capire che con una organizzazione degli studi di questo genere la filosofia non dovrebbe avere tanto il compito di trasmettere contenuti determinati, ma dovrebbe avere appunto la funzione di abituare coloro che poi diventeranno studiosi di diritto, di medicina o di teologia a pensare con la loro testa. In questo senso io credo che il richiamo che Remo faceva prima al fatto che la filosofia è inutile è un richiamo che coincide con una rivendicazione, lo dice già Aristotele, certo che la filosofia è inutile, e lo dice anche meglio Platone quando dice certo la filosofia non serve a preparare bene il bagaglio da viaggio, anzi il filosofo può sembrare molto spesso maldestro quando è chiamato a compiti servili, ma il filosofo è anche l'unico che può gettare sulla destra il mantello come s'addice a persona libera. Ecco, questo ruolo, io direi davvero di affrancamento, di liberazione, di emancipazione, la filosofia lo può rivendicare se la filosofia punta a far sì che ciascuno pensi con la sua testa. Se la filosofia è finalizzata a imbottire il cervello degli altri di una serie di nozioni, beh, francamente ne possiamo tranquillamente fare a meno e ricorrere come contenuti a quei contenuti molto più utili che vengono appunto dalle scienze e dalle tecnologie. Grazie. Professor Bodei. Prima di rispondere vi racconto quello che nell'ultimo incontro che abbiamo avuto a Napoli con il professor Curi, ormai siamo una compagnia di giro, si è detto a proposito del multiculturalismo, e cioè abbiamo osservato tutti e due che io non mi vorrei far operare chirurgicamente da un medico multiculturale che sa un po' di tutto, ma da un medico che sa il suo mestiere. E c'era, poi ho trovato là un famoso chirurgo il quale ha detto una cosa un po' simile, un po' diversa,
Dice, è venuto un suo paziente e lui gli spiegava quale operazione chirurgica dovesse fare. E quello si è ribellato, dice, no, io, questo non, lei dice una cosa che non è vera, perché io ho visto in internet e quindi bisogna fare così, così, così. La sua risposta lapidaria è stata, si faccia operare da Google. Okay? Quindi va bene la... Va bene l'idea di avere una cultura mista, però anche Leopardi diceva, se non vuoi essere un filosofo dimezzato, devi conoscere le passioni degli uomini e quindi la grande letteratura. Però sia il filosofo che il poeta devono stare ciascuno al suo posto. Il filosofo nella freddissima ragione e l'altro dice nella calda poesia. Il problema, allargandolo, è quello che è necessario nel nostro mondo una specializzazione, cioè che uno sappia fare il proprio mestiere e sappia farlo, per esempio, nel campo della filosofia, come diceva Kant e come ripeteva Umberto Curi, in maniera tale che non ci siano solo nozioni, ma che ci sia invece la capacità di abituarsi a pensare con la propria testa, cioè emanciparsi, diventare libero, gettare il mantello platonicamente come un uomo libero. Il punto naturalmente è che non si prenda questa storia, come succede spesso anche a livello scolastico, in cui il nozionismo significa che uno racconta balle. Quando ero al liceo uno non studiava mai storia dell'arte, per esempio l'arte bizantina, bastavano delle cose, la ieratica, staticità, si menava il camperlaia. Il problema invece è che uno debba sapere le cose che fa e poi diventa libero attraverso una conoscenza che è rigorosa. Se poi appunto si perde diciamo l'elemento specifico, insomma Picasso quando gli chiesero com'è che dipingeva così mentre aveva dipinto la madre in maniera figurativa, lui rispose: mi ci è voluto tanto tempo per imparare a disegnare come un bambino. Quindi c'è un elemento che chissà può violare le regole, chi non sa non fa nulla. Quindi come dire, se posso dare qualche consiglio per gli acquisti a professori, maestri eccetera, insomma è gratuito il consiglio, cioè che ci sia un rigore negli studi, perché altrimenti se si lascia andare, si passa a tutti, non per essere dei cerberi, ma semplicemente perché appunto fa danni anche un professore di filosofia o di letteratura italiana o di storia dell'arte. Uno non si fa operare da un medico incompetente, né si fa difendere da un avvocato cialtrone, però mi sembra che le nostre materie umanistiche facciano meno danno, che non è vero, ecco, quindi cautela. Allora, andando indietro per quanto riguarda le domande, e cioè a funzione della paura, ecco, vi do un esempio di onestà intellettuale. Bruno Bettelheim, un grande psicologo e psichiatra che era stato in campo di concentramento, anche lui si suicidò come Primo Levi a proposito del giorno della memoria. Quando aveva 70 anni e venne un gruppo di genitori democratici, come si direbbe oggi, e gli chiesero: ma le fiabe paurose fanno bene o fanno male ai bambini? Lui rispose con onestà ammirabile: non ci ho mai pensato, tornate fra 5 anni e vi darò la risposta. La risposta è quel libro tradotto in italiano come Il mondo magico, e la risposta è sì, bisogna far paura ai bambini attraverso le fiabe, perché questo li prepara come una specie di vaccino a quelle paure reali che verranno dopo. Quindi c'è una funzione euristica della paura. Naturalmente il problema della paura è controllarla, non è entrare nel panico. Quindi anche in questo senso il coraggio è una virtù civile ammirevole. È stato ricordato prima Sant'Agostino. Sant'Agostino nella Città di Dio racconta due cose, una bellissima che è quella relativa alla giustizia: remota giustizia, quid sunt regna nisi magna latrocinia. Se si toglie la giustizia, che cosa sono gli stati se non grandi associazioni per delinquere, potremmo tradurre. E quindi c'è un'equivalenza tra lo Stato, che è un'associazione di uomini caratterizzato dalla giustizia, e nello stesso tempo
i ladroni, eccetera. Però Sant'Agostino aggiunge che lui non può fare a meno di ammirare un brigante che, torturato, non dice chi sono i suoi complici. E quindi c'è questo riconoscimento, e cioè questa idea che una persona coraggiosa, anche se un brigante, eccetera, kantianamente, come dire, esige il nostro rispetto. Poi Dante, a proposito della sicurezza, racconta qual è la funzione, secondo lui, della cultura, e quindi il sapere a cosa serve. Dice, contro il suo maestro Brunetto Latini, che aveva scritto un tesoro, un tesoro in provenzale, un tesoretto, che naturalmente non è quello che sappiamo tutti, eccetera, di Padova Schioppa, aveva detto Brunetto Latini che la cultura è qualcosa che si raccoglie per noi stessi, una versione privata, perché non si sa mai se ci mettono in galera, se siamo malati ci consoliamo con la cultura. Dante dice una cosa molto bella, che chi pensa così è simile a una voragine che prende e non rende, e che la grandezza di ciascuno di noi dovrebbe essere quello di restituire più possibilmente di quanto abbiamo ricevuto. E questo illumina molto, per esempio, anche l'opera maggiore di Dante. La Divina Commedia è una forma di restituzione pubblica di tutto ciò che la cultura ci ha trasmesso. Questo, diciamo, riducendo il formato e guardando a ciascuno di noi, che non è Dante, non è Einstein, la capacità che uno, apprendendo, specie nell'insegnamento, restituisca, e restituisca possibilmente il meglio, di più di quello che ha imparato a scuola dai suoi maestri, eccetera, mi sembra una posizione anche eticamente che lega il sapere anche alla dignità delle persone. Per quanto riguarda poi il problema dell'amore, ma Umberto Curi vi ha già risposto con molta efficacia. Io aggiungerei che se l'utilità è qualche cosa che riguarda noi stessi, allora tutti i 10 libri della Repubblica di Platone, in cui si dimostra che il giusto è ciò che piace al più forte, quindi tutta la tradizione della nostra civiltà viene perduta. Ma a parte quello, nessuna comunità esiste, chiamatela solidarietà invece che amore, cioè coesione. Se ciascuno pensa a sé, diceva Giambattista Vico alla fine della Scienza Nuova del 1744, la terza versione, la conclusione, se ciascuno pensa per sé, alla fine le città ritorneranno covili di uomini, cioè tane di belve. È una tana non come quella dell'entità di cui parla Kafka nel racconto La Tana, ma proprio qualcosa di peggio, si ritornerà all'animalità, obesianamente allo stato di natura. Quindi voglio dire, l'amore, la solidarietà è una forma di amore, anche le 7 opere di carità, vestire gli ignudi, visitare gli ammalati, eccetera. Ma in Italia, paese di guicciardini, del particolare, abbiamo, su ultimi calcoli, 6,5 milioni di volontari. Gente che impiega parte della sua vita per aiutare le persone più vulnerabili, i poveri, i malati. Pensate a Medici Senza Frontiere, alla Caritas, questo indipendentemente da ogni caratteristica. Quindi c'è un paradosso che gli economisti, Samuelson, un economista, chiama del free rider, alla lettera sarebbe il libero cavaliere. Il free rider è colui che, quando ciascuno osserva la legge, può permettersi di infrangerla. L'esempio classico è la paura di un blackout, quella che fa Samuelson, in una grande città. E allora, tutti tengono bassi consumi elettrici.
Invece il freerider è quello che tiene il giradischi acceso, il forno acceso, tutte le lampade acceso, il giradischi, l'apparecchio televisivo, tanto sa che se la maggioranza delle persone osserva le leggi, lui può permettersi di violarle. Ecco, tutte le società umane funzionano così. Cioè, in realtà, l'elemento di fondo, non per farci un complimento, è che la maggior parte di noi sono non di buoni cittadini in senso democratico, che osservano certe regole che permettono a una minoranza piuttosto agguerrita di violarle. Il problema attuale, e qua mi riferisco a quello che diceva Curi, è che ormai con questa deriva populistica delle democrazie, che non è una solo italiana ma che ha problemi complessi, cioè l'impossibilità di garantire risorse e quindi la facilità di far promesse senza mantenerle, è che ormai per far funzionare questi nostri regimi un po' in decadenza si sta andando verso l'infantilizzazione del pubblico, cioè di far sì che la gente sia credulona, che la politica sia addomesticata, e che quindi tanto più pensare con la propria testa, tanto più negarsi a una forma di sottomissione. Questo è il pericolo del populismo, che c'è uno che dica che pensi mi, o che faccio tutto io, o che riduca tutto il resto dei cittadini e persino i parlamenti a cassa di risonanza di quello che fa l'esecutivo, qua senza riferimenti a nessuno, va per dire. Ma il problema è appunto che l'autodifesa dei cittadini, anche dal punto di vista non solo culturale, ma dal punto di vista etico e politico, passa attraverso la capacità di discriminazione. Per tornare a Kant, Kant parla di critica della ragion pura, critica della ragion pratica e critica del giudizio. È la capacità di giudicare, che non è né teoria né pratica, ma è la capacità di applicare dei criteri generali a elementi particolari e poi di riflesso di correggere gli elementi generali attraverso il particolare. Comunque la capacità di giudicare si sta sostanzialmente indebolendo, e quindi rafforzare le dighe della razionalità diventa in questo periodo anche un fatto eminentemente politico, etico e non solo conoscitivo. Grazie. È vero. Per rispettare un po' i nostri ritmi, quest'ora si comincia a dover tornare a casa per prendere gli ultimi autobus, quindi abbiamo avuto una serata molto ricca, quindi è bene che riusciamo in qualche modo a incamerare quello che abbiamo ricevuto, per, come diceva il professor Modei, non perché la cultura deve rimanere chiusa in noi stessi, ma perché la possiamo comunicare agli altri. Questa è la funzione anche di saper da una parte ragionare con la nostra testa, ma di saper anche condividere con gli altri quello che abbiamo acquisito. Spero che si possa ritornare su questi temi. Intanto, ecco, il professor Bodei terminava proprio con un accenno al campo politico, e di questo che dovremo la prossima volta occuparci, come anche mi piace ricordare che stasera abbiamo avuto dei filosofi, abbiamo avuto però nei nostri incontri in passato anche dei psicologi, li avremo ancora, verrà il professor Zoia, verrà il professor Recalcati, il quale, ecco, per mettere giustizia tra potere e amore, tra uomini e donne, ha parlato finora il professor Recalcati, tante volte, della crisi della paternità, dell'autorità, attraverso il complesso di Telemaco. La prossima volta che verrà da noi, tra un paio di mesi, verrà a parlare invece della figura materna. Quindi avremo modo di arricchire, di completare un po' tutti questi aspetti di quello che costituisce
lo strumento per crescere su noi stessi, avremo modo di vederlo sotto tutti questi diversi aspetti. Ringraziamo intanto il professor Curi e il professor Bodei che questa sera ci hanno guidato in questa bella riflessione e approfondimento di questo tema. Grazie a voi della vostra partecipazione, arrivederci al prossimo incontro.